Fare i conti con l'ambiente 2014, siamo con Carlo Infante. Oggi abbiamo davvero in qualche modo rivoluzionato quello che è il format del nostro bar camp, dell'abe camp, della manifestazione, che per anni ha seguito una formula tradizionale, pur con un formato, quello del bar camp, non tradizionale, perché è comunque una non conferenza. Ecco, con Carlo oggi abbiamo creato sciami di keyword, di persone, flussi di discussione. È stata un'esperienza spiazzante, come qualcuno ha detto, ma molto intrigante. Ma tu stesso hai usato il termine perturbante, che è un termine che amo moltissimo, perché mette insieme lo spiazzamento e il coinvolgimento. Cioè, il perturbante è una condizione quasi teatrale. Dico questo perché il mio punto di partenza è nel teatro. Io nel secolo scorso ero un critico teatrale dell'avanguardia. E ho capito una cosa, che il teatro nasce come tecnologia, sì, perché il teatro è una tecnologia, come l'alfabeto è una tecnologia, l'abbiamo dimenticata, sono linguaggi, no, nascono come tecnologie. È una tecnologia di partecipazione piuttosto che di rappresentazione. Dobbiamo trovare il modo per dare forma alla partecipazione in una fase di transizione come questa, dove si sta abbandonando un modello. Quello industriale è finito e l'abbiamo capito anche 20 anni fa, e adesso stiamo un po' agli sgoccioli, il tempo sta scadendo. Dobbiamo inventare nuovi modelli. È un nuovo paradigma cognitivo e questo comporta non solo un principio di elaborazione teorica, ma di pratica. Anzi, serve teoria messa molto vicino alla pratica. Pensiero, azione, avvicinarli. Ecco, io sto lavorando su questo da un bel po' di tempo. Il wall show, queste passeggiate, che io definisco conversazioni nomadi, sono un modo per poter non solo alleggerire il carico dei contenuti, meno convegni, meno riunioni e tutto il resto, ma cercare di mettere in relazione i contenuti con gli ambienti, con le realtà che ci accolgono, le città. Ecco, giudici, ecco, 50-50, sì. Stare attenti a mettere in equilibrio pensiero e azione, esatto, ok? Esatto, anche perché diciamo stiamo parlando di cose molto belle. Guarda, però vedi, sarebbe molto interessante mettere sul mezzaluna. Allora, dentro Ravenna stamattina poi l'abbiamo tentata, no? Dopo un talk di Marco Frattodi che ha lanciato un bel po' di keyword, di parole chiave, abbiamo fatto il dibattito con lui camminando in giro per la città, mettendoci allo scoperto, cioè come invece usciamo usciti fuori dalla saletta e abbiamo fatto conversazione, confrontandoci anche con Marco e tanti altri amici, e girando per la città, abbiamo fatto l'incursione in una scuola dove c'era un altro talk di Umberto Torelli, e ci siamo fatti vedere dagli studenti che ascoltavano Umberto che parlava del viaggio e hanno incontrato noi, i pellegrini romei. Andiamo dentro il liceo che ci stanno aspettando, facciamo un'incursione nella scuola, poi attendo la tua parola chiave. Marco, come ti chiami te? Manuela Raganini, cooperativa sociale di Manuela. Non sei un insegnante? No, allora, c'è la conferenza di Umberto Torelli. Uno vuole aggregarsi, noi comunque arriviamo tra un quarto d'ora a Piazza del Popolo, continuando a conversare, a parlare, usando questo microfonino e tutti quanti ne cufferanno. Ma infatti è importante questo racconto. Però, lo so, perché il cibo non è solo la carne, e io sono d'accordo che è un intervallo evolutivo. Quando c'è un cibo, la carne si deve una suggestione che mi è apparsa questa mattina per caso entrando qui dentro e ho scoperto che questo era un ospitale dei pellegrini romei, metafora esemplare, i pellegrini, le vie francigene, un modo per capire cos'è la cultura, sono i suoi corridoi culturali. La via francigena è stato un corridoio che ha portato l'Europa dentro l'Italia, per magari andare anche in Terra Santa, però la cosa interessante è di come l'Italia sia fondamentalmente un corridoio, cioè siamo un promontorio, siamo una penisola che entra dentro il Mediterraneo, dovremmo valorizzarla questa cosa, anche rispetto alle culture migranti di cui parla Vittorio Pastelis adesso. Ecco, per concludere, dobbiamo inventare dei format, se non mettiamo in relazione le forme con i contenuti va a finire che ci aggrovigliamo in noi stessi. Siamo molti, tanti di noi portatori di contenuti, molto verticali, dobbiamo renderli più orizzontali, più efficaci. E bisogna delle volte saper faticare per conquistare delle cose. Sono come i nuovi media, cioè un po' di qua e un po' di là, la realtà aumentata, un po' tutto. Il tuo nome, la casa con la valigia, non è... Hai capito come... Vita...
Vogliamo ricapitolare alcune di queste keyword che tu hai citato. Ce ne sono state diverse, sono tantissime. Allora, ce ne sta una che io considero la più importante, certo, anche perché forse è una, sì, parola ombrello, che è resilienza. Certo, esatto. Perché la resilienza presuppone una capacità, un'attenzione creativa che comporta una risposta senza opporsi, non è la resistenza. La resilienza comporta il fatto che ti riconfiguri rispetto alla crisi in atto, comporta una risposta creativa. Cioè, una delle parole, quando arriva da Marco Fratodi, ma da alcuni rilanciata, la metacomunicazione, per rendersi conto che oggi quando parliamo di comunicazione non ti associ solo a un esercizio di linguaggio giornalistico, ma devi lavorare sulla dinamica cross-medialità, il fatto che ci sono più immaginari. Infatti Marco ha fatto riferimento alla bottiglia d'acqua, come dire, alla brocca che aveva, una bottiglia non di acqua minerale, è stata importante, acqua è bene comune. In quel gesto, in quel riferimento, c'è una delle parole chiavi, che è bene comune. Devo rendersi conto che gli ambienti non vanno solo tutelati, non possiamo rimanere ancorati al modello della tutela, del protezionismo ambientale. Dobbiamo trovare il modo per rivendicare il fatto che tutto quanto questo si apra. Ecco, forse una delle parole chiavi importanti, openness, apertura, che riguarda l'open source dei software, ma non è solo dei software. Quando parliamo di open data, parliamo di informazioni aperte perché vengono riusate, riuso, quindi altra parola chiave. Ecco, certo, il riuso delle informazioni può produrre ricchezza. Ecco, potremmo dire che quando parliamo di ricchezza non è più legato agli assetti produttivi del modello industriale, ma riguarda la capacità di risparmiare. Dobbiamo essere in grado di saper gestire il nostro risparmio di energia e di risorse, e questo produrrà ricchezza. Beh, davvero tantissimi temi che andremo a sviluppare, ad approfondire su ravena2014.it, sul nostro Twitter @labelab, e insomma, grazie a Carlo Infante e ai suoi workshop che sicuramente torneranno prossimamente qui a Ravenna. Grazie Carlo. Hola. Grazie.